Italiani, siamo qui su The Division sempre col nostro amico che fa il bel balletto Leo, centro eventi sulla Lexington, benissimo. Quindi Ciao. ecco, ci sta salutando, quindi continuiamo sempre qui con The Division. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un like per sostenere e supportare la serie e bene, e ce la giochiamo. Comunque il livello è diciamo il 25, quindi dovrebbe essere in linea anche col 24 mio, invece sarà più una passeggiata per il nostro buon amico Leo. Bene, andiamo. Dobbiamo tagliare le gambe ai Rikers. Nessuno è in grado di sostituire la Re Barrett. È lei che ha organizzato la Ah, fuga a sì. manata. Stanno tenendo tre dei miei uomini. Io Se metto. riesci a tirarli fuori prima di scoperchiare il vaso di Pandora, te ne Allora. sarò grato. Ok, prenditi loro, Intanto, ma ok, non stiamo facendo mettere il questi video. uomini in Intanto io pericolo. ti dico Dobbiamo quello che fare mi ha sul detto, serio. diciamo, Quest'evasione quest'altro mio finisce qui. amico, che con l'ultimo aggiornamento le palline sono diventate, le hanno tipo ridotte la loro potenza del 70-80%. Quindi mentre tutti prima le usavano tutti, quelle palline che tu usi, adesso mi ha Sì, detto che hanno grazie. diminuito Non tantissimo pensavo la di loro farcela. potenza. Ce ne sono altri Non so dentro. se tu lo sai, se hai No, non lo sentito. so perché. Ah, perché anche tu l'hai preso ad agosto. Giocando. Sì, Da giocando poco. da un mesetto e mezzo. Mi ha detto che una volta le usavano tutti e adesso le hanno diminuite di brutto la potenza con l'ultimo aggiornamento di agosto. Poi non lo so, io devo solo apprendere da voi, quindi Può darsi, può darsi. vado. Ah, ma anch'io ne devo ancora capire di Ne devi cose ancora su capire. sto gioco. Però sicuramente ne sai molta, ma molta più di me. Io proprio sono, diciamo, ancora acerbo. Diciamo, per fare quei nemici qua, le palline non ti fanno neanche sparare un colpo. Vanno bene, vanno ancora Ah, sì. bene. Adesso ne arrivano ancora. Oh, qui ce n'è uno. Prova a vedere se riesci a Attenzione, buttarlo giù. Sì, In sì. arrivo. Oh, però li ho proprio qua. Aia. Adesso stiamo vedendo The King Michael in Sì, ti azione ora. do colpo alla testa, perfetto. Aia. Per un pelo. Altri colpi. Un attimo. Che Ho buttato la diavolo. mitraglia. Ecco. È a terra. Ce ne sono di qua. Aia, ecco, Attenzione, stavolta sono altri finito nemici in male. arrivo. Lo sapevo. Ok, ecco, ne arrivano. C'è da stare attenti quelli con lo shotgun, perché quelli con lo Muori. shotgun hanno un Muori. attacco molto potente. Ah, ecco. Quelli dello. Io adesso faccio anche lo Poi. scontro così, a mani nude, tra virgolette, corpo a corpo. Alla Mike Tyson. Alla Mike Tyson mi diverto, anche se a volte ci lascio le penne, però. Ok, sei di qua. A volte mi perdo dentro questo mondo, un po' tutti i pinicoli. Di qua dobbiamo andare? No, Sì, dov'è? Sì. è giusto. Ah no, ho sbagliato, no, c'è da salvare il civile. Ah, è C'è da vero, c'è salvare il il civile. punto esclamativo. Vabbè, pensavo fossero tutti morti. Mi hai salvato Ok. la vita. Credevo che mi avrebbero Ok. ucciso come gli altri. Sì, se non fai quel passaggio non ti dà il checkpoint successivo. Ah, infatti adesso dalla lente. È lunga sta missione oppure. Ma un po' Non più lunga troppo. dell'appartamento. Ok. Qualcosina un po' più lungo, ci avrà un 2 o 3 stage di nemici in più. Ah, ma ci divertiamo tanto. Qui ci sono. Ah, questo prendilo per prendere esperienza. Dove? Ecco. Qua. Ale. Che non ho ancora capito. Ok. Ah, qui praticamente ti fa. Ti fa Non c'è indagare niente da su quello che è temere. successo Chi resiste senza qua, ubriacarsi per il motivo che sopravvive. noi È siamo venuti un'ottima qua a fare la offerta. missione. Ah, Per uno di ok. voi. Niente di complicato, una sfida tra amici. Qui. Vi prego, Ecco, una bevete un bicchierino famiglia. di fronte a E voi. secondo te io non ce l'avevo? Mamma, Pensi che sia nel Van Rikers? No, 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 una no. barzetta. Intendevo dire che non devi farlo. Siamo persone Ehi, vive, sai? capo! Non Di quanto sono parte questo simboli maiale è in uniformi vendita? o.
Mangiamo prosciutto per Natale? Allora vedi, finalmente un orgoglio qua che capisce che vuol dire. Non capisco. No, primo taglio. No, no, no. Di qua? No, no, no. Da quando abbiamo, sì, quando abbiamo finito il fornimento. Aspetto. Ah, ecco, c'è l'ascensore. Ti aspetto per venire su. Ok. Ok, andiamo, andiamo quindi di sopra, penso, o di sotto, non so. Di sopra, immagino. Se mi sa che siamo sul tetto adesso. Sul ok. Me la ricordo bene. Sì. Sul tetto! Devi fare piazza pulita! Osso, sono proprio... Ce ne sono due là e uno qua. Aia. Aspetta, aspetta. Ecco, sto bravo, mettiti sempre la cassettina così la cassettina. Ti... Faccio fuori il cecchino. Provo a prendere. Ok. Dai, dai, cominci a tenere di testa un pochino. Sì, grazie a questo ormai sono quasi al mio livello, riesco. Cavolo, grazie per avermi salvato. Credevo okay. di essere spacciato. Mi ricordiamo i nostri amici che siamo nella New York post-apocalittica dopo verosimilmente un attacco batteriologico, penso di aver capito, no? C'è stato questo attacco batteriologico che ha praticamente distrutto quasi tutta l'umanità, o comunque l'ha mandata tutta in confusione, ha distrutto le strutture, ha seminato il panico. Quindi noi siamo questi agenti della polizia. Qui c'è qualcosa di verde per me. Negativo, Ramos, ci pensiamo noi. A una posizione sicura e riparati. Mm-hmm. Giusto, Leo, io non è che abbia capito benissimo la storia, è perché... ordine, adesso qua dov'è che si entra? Di qua? Okay, oh, ma no, che cacchio! Ma si sono... hanno trapassato la sì. porta. Sì, quello lì lo fa sempre quel bug lì, quel passaggio qua. Io pensavo, insomma, ma che cacchio è sta roba? Fare irruzione nella sala. La gente dovrà sbloccare l'accesso. Ragazzi, avete visto un bug di trapassamento della porta? Presenza di una stanza di controllo. Come consueto, tra l'altro, nei giochi della Ubisoft, perché ormai siamo abituati nei giochi della Ubisoft a vedere questi trapassi. Però vabbè, ci deve essere per forza un bug nei giochi della Ubisoft. Sì, è vero, della Ubisoft. In Assassin's Creed, in Watch Dogs, non so se tu Leo l'hai giocato Watch Dogs, ma anche lì ce ne sono di bug. Un po' in tutti i giochi della Ubisoft, ci abituati. E... Sì, sì. Tu dai, ma ce l'hai Watch Dogs 2? Anche sì, ce l'avevo, l'ho venduto, me ne sono liberato dopo che l'ho... Cioè, me ne sono liberato, era bello, però dopo che l'ho finito le missioni principali. Tu l'hai giocato? Sì, ce l'ho ancora, però... Io anche l'uno ho fatto, sempre sulla Play. Sì, io l'uno l'ho... Ok. Ok. Ecco, lo te lo faccio fare a te. Ok. Un caricatore non è bastato. Tutti stronzi. Ok, si nasconde. Olè. Un po' mio, un po' così arriva. Però altri amici in arrivo. Li voglio morti. Ai. Non ho ancora capito come tirare le bombe. Vabbè, dopo vediamo. Schiacci cioè, la freccia a sinistra una volta. Ecco, la freccia a sinistra. Io sono con la freccia a sinistra. Vedo le bombe. 2, 2, 2, 4, 2, 2. Clicco su una. Granata incendiaria, tipo. No, allora praticamente se tieni schiacciato ti viene fuori la ruota. Sì, mi viene la ruota. Che selezioni le granate. Ok, ne prendo una, tipo granata, no? Come okay. faccio? Vado... Sì? Poi schiacci solo una volta a sinistra. Ok, fatto. Ah, okay ecco, va bene, ho capito. E poi schiacci il grilletto per lanciarla, se non vuoi lanciarla schiacci cerchio, così ti sembra okay. il lancio. Oh, ho capito ragazzi miei, mamma mia, che fatica. Va bene, grazie Leo, allora continuiamo.
e il diminutivo di Leandro, spieghiamo ai nostri amici a casa. Ok. No, vabbè, giusto per... dove stiamo andando? Qua è un culo. Non mi ricordo perché, no, perché non mi ricordo mai la porta. Okay. Non mi ricordo mai la porta giusta qual è. Se si è perso tutte. Anche lui, figuriamoci noi. Mamma mia, sono dei cunicoli tutti uguali qua dentro. Per ora tutto bene, le mie squadre si stanno muovendo. Faranno breccia nella sala. Quante segnale. Volte l'ho fatta, ma tutte volte mi dimentico le squadre. Ma sono un po' fatti a cunicoli. Io comunque, sarà perché Wildland è un mondo aperto, mastodontico, quindi la cura delle texture non può essere la stessa. Però qui secondo me le texture sono molto più curate rispetto a Wildland. O non so se con gli ultimi aggiornamenti le hanno migliorate. Io ad inizio agosto, quando l'ho comprato, non mi sembrava così dettagliato il mondo di gioco. Però può darsi che mi stia sbagliando, Perché negli aggiornamenti a volte, come hanno fatto anche in... sempre la Ubisoft, l'ha fatto in il gioco di auto, The Crew, con l'ultimo aggiornamento ha migliorato le texture. Sostituendo le spontanee di Wild Runner Edition ha messo tantissime in alta definizione. Qua che cosa? Qua c'è è l'ultimo stage di questa missione. Uccide precisione. Vado? Spara tranquillo. Tanto si finisce nell'area verde. Però la torrentina non è male. Ah, l'ha mattata. Via. Ottima mira. Come sono usciti? Ma dove fa? Ma dove è quello là? Sì, ma lei è in alto. Ancora non ho capito come... Ah, ok. O arriva... Ah, sei tu! Scusami, Dio mio! Che coglione che sono! Stai lanciando la granata! Pensavo che fosse un nemico quello che veniva su. Anche questo è un amico, mamma mia, ragazzi! Va bene. Inesperienza. In zona nera devi stare molto attento a non fare queste cose. Perché se no ti ritrovi tutti contro dopo. Ah, ok. Cioè gli altri giocatori? Sì, perché se te non volevi colpire un altro, per sbaglio lo colpisci, dopo questi si incavolano di cuore e dopo finiscono tutti a cercare. Attenzione, nemici in arrivo. Sì, soprattutto quando sei da solo. Meglio lasciarli stare. Meglio non sbagliare un colpo in zona nera. Siamo un fiume. Mi diceva sempre questo mio amico di nome Sergio, che oggi mi ha telefonato per spiegarmi The Division, che nella zona nera lui è capitato a volte che stava lì delle ore a prendere della roba, e come tra l'altro mi sembra che mi hai detto anche tu ieri, e poi c'è uno che ti aspetta lì nella zona di recupero e ti frega tutto, ti ammazza e ti frega tutto. Sì. No, ci sono quelli che alcuni vanno dentro a cercare l'equipaggiamento, quello missione difficile, hai fatto quello che altri invece vanno aspettano che un altro giocatore senza un leader i criminali si disperderanno. Credo che ci daranno ancora problemi, ma almeno possiamo rimettere al lavoro ci mettono quegli uomini proprio lì nascosti, perché se non sei un traditore uomini nella mappa in salute per combattere la guerra. Non possiamo permetterci di perdere altro personale. Non lo sai se si è nascosto dietro qualche cosa. Cioè, magari ce l'hai a 10 metri di distanza, ma lo puoi vedere. Anche se con l'impulso, l'abilità impulso, se tu la usi, è molto sfruttata nella Dark Zone, perché con l'impulso ti fa rilevare tutti i giocatori presenti. Quella che mi dicevi ieri. Sì. Quella è quando vai da solo o anche in gruppo, viene ti rileva i nemici. Sì, sia i nemici che i giocatori. Bene, io comunque
Ah, ok, vai. Tranquillo. Quanto pare qualcuno ha diciamo che chiudiamo qui questo video di Lexington, perché l'abbiamo terminato, ragazzi. Quindi ci incontriamo nel prossimo. Il nostro caro Leo ci sta facendo il ballettino, eccolo qua. E quindi vi salutiamo. Ciao, alla prossima. Ciao.